Bananarama con Venus 8:08, ben ritrovati dopo il giornale radio, dopo il Crystal History, appunto, delle ore 8. Quindi siamo qui come sempre su Crystal Radio Good Morning Milano per raccontarvi quello che succede in città e come tutti i giovedì dobbiamo dare il benvenuto a Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e Good Morning Milano. Allora, ci Come vediamo a stai? Come teatro, stai? quindi Come stai? Come stai, Tamara? Stai bene? Tutto bene. bene? Ottimo, Bene, ottimo, ottimo. bene, bene. Iniziamo la nostra mattinata parlando di teatro, sono sempre molto contenta. Abbiamo tre appuntamenti molto interessanti, anzi, perché interessanti è un po' vago. Sono tre appuntamenti molto diversi fra loro, in tre teatri della città così ti piacciono, che sono dislocati in tre aree diverse della città, Ottimo. così potete attraversarla. Allora, partiamo subito In dalla tram, zona analitica. attraversatela in tram. Secondo me la cosa più bella di Milano è attraversare la città in tram. Proprio è bello, Bello, vi è apre il vero. cuore, vi apre. Sì, devo dire la verità, sì. L'ho fatto. Poi c'è il tram, adesso non mi ricordo il numero, forse è il 33 che attraversa la città. Adesso non mi ricordo Ne il sono un numero, però una paio, volta l'ho sì, fatto, che l'ho anche il attraversata. 19, 19 fa un bel giro. Forse il 19, sì, Sì. hai ragione, forse il 19. Allora, andiamo sui Navigli ad Alta Luce Teatro. Abbiamo già parlato di questo teatro che accoglie spettacoli, diciamo così, di varia natura. E in questo caso, venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo, arrivano in teatro Silvia Giulia Mendola, che è un'attrice meravigliosa, fondatrice della compagnia Piano in Bilico, che insieme a Jacopo Eventi e Angelo Di Figlia, che è il suo partner in questo spettacolo, porta in scena un grande classico, Coppia aperta quasi spalancata, testo di Franco Rame. E Dario Fo, questo grande Non è male questo lapsus, eh? Franco Rame e Daria Fo, visto che la coppia aperta quasi spalancata ci stava, giusto esatto, Tamara? c'è Non un è male. Non è male. Sarebbe da pensare di scriverci un pezzo. Complimenti, vero, Tamara. potrebbe Bello, bello, essere. bello, bello. Lo dirò a qualche attore attrice. Allora, Franca Rame e Dario Fo sono assolutamente, come sappiamo, attualissimi nei loro spettacoli, nel senso che loro hanno scritto spettacoli per un altro periodo storico e per un'altra epoca, ma in realtà riportati nel nostro presente, no, non c'è grande differenza, diciamo così, ci si può ritrovare assolutamente. In questo caso si parla di coppia, si parla di relazioni, si parla di quanto una persona vede nell'altro, no? La propria libertà, la libertà dell'altro, di come le proiezioni nel rapporto d'amore possono in qualche modo essere molto, diciamo così, difficili da gestire e di come ci si riscopre in sé attraverso il rapporto con l'altro. In questo caso, appunto, Silvia Giulia Mendola, che è un'autrice, oltre che un'attrice molto brava, ha riportato anche una sua, diciamo così, visione artistica attraverso questo grande classico e quindi insieme ad Angelo Di Figlia, che peraltro è un attore diciamo molto noto nel mondo del musical, in questo caso è un bravissimo attore di prosa, proprio perché noi ci teniamo a dirlo, il teatro è teatro, non c'è divisione tra, diciamo così, tra musical, tra teatro di prosa, tra teatro di danza anche, e quindi c'è una visione complessiva del teatro e l'attore o l'attrice, se brava, può fare tutto, diciamo così, cioè nel senso che si manifesta nelle varie forme del teatro. Quindi vi diamo l'appuntamento il 1° e il 2 marzo a Alta Luce Teatro, che si trova appunto sui Navigli, con Silvia Giulia Mendola e Angelo Di Figlia. Ottimo. Invece poi ci spostiamo in centro città perché Ah, andiamo dove al Teatro andiamo? Menotti, che Ah, si trova super centro. in zona Piazza Risorgimento, si raggiunge con la metro blu o con la metro rossa, San Babila, sono 10 minuti a piedi. A me piace tantissimo sta cosa, Tamara, che mi ricordo ai primi collegamenti, ti ho detto, quando diciamo, magari diciamo dove sono, ormai sei da meglio di Google Maps, cioè mi piace questa cosa, tu, allora io lo dico a chi ci Quando mi ascolta dai da un casa, compito, bravissima, stavo dicendo, lo dico a chi ci ascolta da casa, cioè mai dare un compito a Tamara Malleo perché ve lo farà
perfettamente, neanche bene, cioè proprio perfettamente. Quindi bisogna stare attenti a cosa si chiede a Tamara. Quindi io grazie, esatto, Tamara. Chiedimi una cosa e vedrai che. Ti ringrazio. No, mi piace tantissimo questa cosa. Potete venire al metro rosso oppure scendere 400 metri svoltate a destra. Quindi no, è stato... grazie, ma Tamara. Grazie. Questo era anche più preciso. Perché... tipo, guarda, allora, quando vedete il panettiere, girate a sinistra, poi chiedete alla signora Luisa che sta lì all'angolo e poi potete così, no, va bene. No, scusami, Tamara, però grazie per la tua precisione. No, beh, così aiutiamo anche i telespettatori e scusate, i radioascoltatori e le radio. Ma sì, ma c'è tutto, ci guardano anche in TV, ci guardano anche sul web, ci guardano ovunque. Va benissimo. C'è gente che ci cerca anche alla fermata dell'autobus, ma non ci siamo, quindi cioè, va benissimo. Prima o poi. Allora, il Teatro Menotti, da vedere, perché l'ho visto anch'io e ne sono rimasta molto entusiasta, Orazio, che il nuovo lavoro di Paolo Mazzarelli. Paolo Mazzarelli è un attore di teatro, ma è molto conosciuto anche nel mondo del cinema, ha fatto molti film con Paolo Sorrentino, insomma è un attore molto affermato che ha lavorato e che continua a lavorare con Lino Musella, con cui fa appunto, porta avanti un lavoro in collaborazione, ma porta avanti anche un lavoro singolo, diciamo così, suo personale. È un autore, attore, regista, e in questo caso Orazio è uno spettacolo che parte ispirato dall'Amleto di William Shakespeare. Lui ama moltissimo i testi di William Shakespeare, riportandoli poi in una visione diciamo così, ridisegnata dalla sua mente. Qua si parte appunto da Orazio, che è l'amico più fidato di Amleto, e si fa un parallelismo con invece il mondo di oggi, perché i protagonisti sono due ragazzi e una ragazza che devono mettere in scena uno spettacolo per salvare la stagione di un teatro che deve riaprire, che ha come... diciamo così, direttore artistico il padre di questa ragazza, che è un attore ormai, diciamo così, un attore che vuole tornare sul palco, un attore cinquantenne che vuole tornare sul palco, si affida a questi giovani ragazzi e in realtà andrà diversamente rispetto al suo progetto iniziale. Qua si inserisce Shakespeare con le sue grandi parole, perché appunto l'Amleto ci porta nei grandi dubbi e nelle grandi riflessioni sull'umanità, gli attori in scena sono Antonio Bandiera, Beatrice Vento, Francesco Jacopo Provenzano, insieme a Paolo Mazzarelli, che in qualche modo con grande generosità lascia il palco e il proscenio ai giovani di questa compagnia. E la cosa che mi è piaciuta moltissimo è che prima di tutto consegna questo testo agli spettatori e alle spettatrici, quindi non c'è una chiusura, diciamo così, in cui ti si dice che cosa devi pensare, ma in realtà diciamo, accompagnando le parole di Shakespeare, ci consegna una visione. E in questa visione noi dobbiamo ritrovare delle riflessioni. L'ho trovato bellissimo. E in qualche modo è forse un modo per trovare una forma di collaborazione tra generazione dei cinquantenni e le nuove generazioni. Grazie. Quindi per permettere a chi ha dell'esperienza di mettersi a disposizione di chi ne ha di meno, e però mettere anche in connessione le visioni di un giovane che si affaccia al mondo lavorativo, anche al mondo in generale, e una persona che ha un'esperienza, che ha fatto già un percorso. Bello, bello, bello. Insieme si va verso un futuro interessante, direi. Sì, sì, sì. No. Visione comune. Infatti, no, direi, insomma, lo scudo generazionale, tutte queste cose qua che raccontiamo spesso, insomma, è anche bello vederle magari appunto messe in scena a teatro. No, bello, bello, interessante, positivo, molto, diciamo molto interessante. Così. Quindi Orazio, Teatro Menotti, fino a domenica. Ok. E poi chiudiamo col Teatro F. Puccini. Sì. Siamo in Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa, Porta Venezia o Lima. Sì. Di fianco alla Feltrinelli, andiamo un po' di riferimenti, così almeno la gente ormai lo sa. Va bene? Allora, in questo caso è il nuovo spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che sono direttori artistici. Ferdinando Bruni e Elio De Capitani sono direttori artistici del Teatro F. Puccini. Sì. Francesco Frongia fa parte della famiglia del Teatro F. Puccini. Firmano appunto lo spettacolo, e loro lo firmano, e in scena ci sono Corinna Gustoni e Luca Toracca, che sono due attori di tradizione del Teatro Elfo Puccini, e Maria Caggianella Villani, che è una nuova attrice, perché
diciamo così, della nuova generazione. E anche qua la generazione, diciamo così, degli attori affermati con la nuova generazione che si relazionano tra loro, e si parla di Peter Pan, ma in una versione, diciamo così, non dico nuova, perché in realtà non è nuova, perché lo spettacolo si chiama Peter Punk, tutta la verità su Peter Pan, quindi ci allontaniamo dalla visione di Walt Disney, di Peter Pan, e invece ci avviciniamo alla versione di Barry, quindi una versione originale del testo, e in cui c'è un Peter Pan un po' scuro, e c'è un Peter Pan che è nascosto un po' dentro ognuno di noi, e quindi ci sono in scena due anime che vivono in una casa di riposo, e che quindi questo Peter Pan lo tengono dentro per in qualche modo mantenere viva il loro spirito, per mantenere vivo il loro spirito. Volevo dire che in questa versione ci sono le musiche originali e le canzoni originali di Maria Cagianella Villani, quindi è stata data fiducia a questa nuova generazione. Lei oltre ad essere un'attrice, scrive e canta. E devo dirti che la resa è molto bella, perché in realtà ci porta appunto dentro una visione in cui la vita sembra spegnersi, e in realtà Peter Pan, o lo spirito di Peter Pan, ci ricorda che in realtà siamo sempre un po' bambini, e che quello spirito che ci permette di aprirci alla vita ci può mantenere in qualche modo ad una visione non chiusa, e quindi non spenta, ma in realtà ci può far continuare a sognare, anche se ci sono dei lati oscuri di Peter Pan, quindi quest'ombra che incombe su un Peter Pan che non vuole crescere, o che se cresce non si concilia, diciamo così, col mondo. Però molto bello, quindi questo invece, adesso se mi ricordo fino a quando... L'Elfo Puccini fino a... L'Elfo Puccini, andate sul sito e cercatevi le date, cioè, faccio io domani. Comunque dovrebbe essere fino a domenica, sicuramente fino a domenica 3 marzo. Non voi so non se sapete il dramma che sta vivendo Tamara Maleo in questo momento, che non si è, che si è persa una data, cioè ne ha dette 400, se ne è persa una, basta. Oggi rimarrà tutto il giorno ad autoflagellarsi e punirsi per questa cosa. Va bene, ma noi ti assolviamo. Fino a domenica lo potete vedere, ve lo consiglio. Brava, brava Tamara, un po' di qualunquismo e cialtroneria che in questa trasmissione è sempre ben accetta, te lo ricordo sempre. No, bravissima. E poi c'è di dire, andate sul sito e guardate le date, cioè diciamo, non è che il nostro pubblico non è un pubblico, cioè, pubblico intelligente. Brava, poi il nostro pubblico è un pubblico sveglio, cioè va, cioè, quando tu parli è già lì sul sito a cercare i biglietti, cioè, quindi guardatevi le date, quelle che vi piacciono andate, non state a chedere a Tamara. Tamara c'ha altro da fare. Nel frattempo potete scoprire anche altri spettacoli interessanti, quindi. Ecco, magari scrivetecelo così almeno sappiamo anche dove andare. Va bene, Tammy, grazie mille davvero, buona grazie giornata mille. E grazie del vediamo tuo... Vediamo a teatro, perfetto. Buona settimana. Anche a te, grazie del tuo scouting che fai direttamente sul nostro territorio, sempre di questi bellissimi spettacoli che ci racconti ogni giovedì. A giovedì prossimo allora. Ciao, grazie mille a Tamara Maleo e alla sua abitudine del teatro. Andiamo avanti con un po' di musica, perché fra poco poi torniamo qui. Ho già visto di là del vetro gli ospiti che arriveranno dopo questa piccola pausa. Parleremo di tante cose e lo facciamo qui in diretta sempre su Crystal Radio. Vi ricordo 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, il nostro sito crystalradio.it e la nostra app su iOS e Android. E poi, lo sapete, adesso c'è anche un nuovo sito internet in cui potete anche rivedere e riascoltare anche Tamara Maleo con l'abitudine del teatro, che è goodmorning.milano.it, sito Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Insomma, tutto quello che succede qui viene spezzettato e messo su come fosse una grande macedonia nel nostro sito goodmorning.milano.it. Andiamo avanti con la musica, quindi adesso sono i Coldplay con High Power. 8:22 minuti, a fra poco, sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano.